Eh sì, sono arrivato a Bari. La mia missione di oggi è... Cerca Antoni. Sì, dai, conosco, prego. Ma dai. Permesso? C'è Antonio? Antonio? E mentre cercavo Antonio, mi sono ritrovato in un luogo ricco di storia, il Circolo Unione. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Ma che posto meraviglioso! Dove ci troviamo? Ci troviamo nel Circolo Unione, e nel plesso del Petrozelli ed è la parte non toccata dall'incendio. Qual è lo scopo proprio di Circolo Unione? Lo scopo principale era quello di intrattenimento. Ultimamente noi invece la stiamo trasformando da circolo ricreativo a circolo culturale. E allora io, ecco qua, mi permetto di offrire un bel dolcetto a tutti. Evviva! Prego, professore! Adesso scusate perché devo proprio andare, devo cercare Antonio. Ciao a tutti, grazie! Cerca Antonio. Ma dove lo cerco? Ah, e ci voleva tanto. Antonio, dove sei? Marco! Eccoti! Vieni, mi fai entrare. Ti mostro il meraviglioso teatro Petrozelli di Bari. Ragazzi, Cioè si rimane senza fiato. Ti prego, Marco, sì. Concentriamoci su questa atmosfera. Sono già concentrato, è una meraviglia. È una meraviglia, cioè ti prego di notare gli intarsi, i lavori, ti prego di notare la bellezza di questa platea. Questo è sempre stato il teatro di tutti. E oggi per noi questo è un simbolo, cioè noi abbiamo questo è il simbolo della nostra comunità, che è una comunità che ama l'arte. Chi lo sovrintende ha cercato in tutti questi anni di dare spazio alla tradizione, sì, ma al tempo stesso all'innovazione. Ad esempio, la Fondazione Petrozelli ogni anno allestisce uno spettacolo solo per le ragazze e i ragazzi. Ragazzi, che tornano al teatro, alla lirica. È scritta da un autore contemporaneo. Con musica originale. Mi sento già un grande attore solo per stare qui sul palco del Petrozelli. Che meraviglia, vai. Antonio, ma... prenditi il centro della scena. Eccolo. Bravo. To be... sì. Not to be. Neanche i lupi della maiella. Comunque, va bene, prenditi l'applauso. Grazie. Prenditi l'applauso. Signore e signori, grazie! Ah, Marco Di Buono! Missione riuscita!